A Don Tonino Bello piacevano la musica, la sperimentazione artistica, l'ignoto, il camminare per strade non battute. Per questo gli sarebbe senz'altro piaciuto un'ala di riserva, messa laica per Don Tonino Bello, un cofanetto prodotto dall'edizione La Meridiana dalla Dulcis Anima. Da un lato il CD con 10 brani musicali realizzati da Michelello Baccaro, ispirato ai testi di Don Tonino. Dall'altra parte il libro Preghiere a Cristo, un testo inedito e fortemente lirico del vescovo di Molfetta, scomparso quasi 20 anni fa, lasciando in eredità scritti e riflessioni ancora attuali e rivoluzionari. Libro e CD sono stati presentati a Foggia venerdì 8 luglio presso il Centro Ligo, su iniziativa di Euro Mediterranea e Meditraining, nell'ambito di una giornata interamente dedicata ai temi sociali e di attenzione verso gli altri. Ma quanto è ancora attuale il messaggio lanciato da Don Tonino Bello? Moltissimo, se consideriamo che i suoi scritti profetici, a rileggerli oggi ci sembrano attuali, sicuramente è molto attuale e anche molto efficace, oltre che utile. Se proviamo ad esempio a sfogliare alcune delle sue pagine, di Ad Abramo e la sua discendenza, oppure sui sentieri di Isaia, le lettere ai politici, ci accorgiamo che in fondo Don Tonino 20 anni fa ci aveva visto molto lungo nel chiamare la Chiesa ad una profezia che fosse, che stando nella storia fosse capace di dire all'umanità la necessità di un Vangelo che si incarna. Bisogna sfogliare le pagine di Don Tonino per capire quanto sono vere e quanto oggi sono ancora utili e importanti per chiunque voglia provare a mettersi in gioco realmente con la propria vita e con la propria storia e ad essere motore di cambiamento nella società. Nel corso della serata, Michelello Baccaro, Alessandro Pipino e Fabrizio Piepoli hanno eseguito dei brani contenuti nel CD, musiche dal sapore mediterraneo e dai testi spirituali, ispirati dagli scritti di Don Tonino Bello. Un lavoro importante che ha coinvolto artisti come Franco Battiato, Caparezza e Redo Dervish, impegnati a cantare una messa laica, una messa capace di disorientare, di mettere continuamente in crisi, come ricordava il vescovo di Molfetta. Ha ancora molte cose da dire, questa è la ragione per cui ho sentito l'esigenza di lavorare su questo progetto e di portare così, trasferire quelle che sono state le mie emozioni dalle letture di Don Tonino nella musica, trasferirle appunto nella musica in modo da appunto un po' anche misurarmi su questa idea di messa con l'indicazione appunto che ha dato Don Tonino: se la pace finisce vai a messa, se finisce la tua pace vai a messa, una messa che non è fatta per rassicurare, ma è una messa che è fatta per cercare le novità, per aprirsi al mondo. Quindi questa idea di apertura al mondo è la cosa, il messaggio che Don Tonino ci può consegnare, che ha ancora un suo valore rivoluzionario, no? di rompente rispetto invece alle paure che ci vengono inculcate, a rinchiuderci, a cercare di salvare il salvabile. Lui invece cerca di aprirci degli orizzonti e ridandoci fiducia. Al termine dell'esibizione, Carmine Spagnolo, presidente di Meditraining, ha motivato la decisione di consegnare alle edizioni La Meridiana la seconda edizione del primo Centro Ligo, un premio che ha guardato al lavoro svolto in tutti questi anni dalla casa editrice pugliese, in modo particolare per l'impegno profuso nella costruzione del dialogo e della convivenza tra le culture.